Adesso facciamo un'incursione nello studio virtuale della radio dell'Università di Teramo per una bella iniziativa messa in campo da studenti e docenti dell'università, oltre che dall'Ateneo nel suo complesso, per affrontare, insomma, questo 25 aprile ascoltando la radio e ascoltando delle riflessioni importanti. Ecco, tra poco andrete in onda alle 15. Che cosa si potrà ascoltare in questo programma? Beh, è una trasmissione che abbiamo deciso di fare, una trasmissione un po' lunga, un momento di riflessione e di letture collettive, in cui abbiamo voluto cercare di fare un percorso attraverso i molti aspetti della Resistenza, appoggiandoci a ciò che è stato scritto allora o che è stato scritto subito dopo, ripensando a quegli episodi. Quindi ci sono romanzi, ci sono racconti, ci sono autobiografie, ci sono diari. L'elemento in comune che li unisce è che sono stati letti tutti quanti dai nostri studenti e tutti quanti i nostri studenti hanno partecipato in vario modo, chi leggendo appunto un racconto o parte di un racconto, chi invece leggendo il materiale su cui aveva lavorato per la tesi, uno studente Andreone, che ha trovato il diario del nonno che aveva appunto vissuto quegli anni e che lo ha riproposto. Bello è che questa memoria familiare in realtà in famiglia non circolava, quindi lui veramente ha scoperto una parte nuova della storia, della sua storia familiare. E poi anche una nostra studentessa di un, diciamo così, ordine diverso, perché è una studentessa di dottorato, che si è dottorata con un bel lavoro proprio sulle memorie della Resistenza e sul mondo dopo la Resistenza. Quello che abbiamo voluto raggiungere è stato soprattutto costruire una serie di ponti, cercare di riportare poi quello che è la realtà del 25 aprile, 75 anni dopo. Spero che, insomma, alla fine riesca per il meglio e riesca soprattutto a trasferire via radio, quindi non ovviamente in pubblico e in presenza, ma che riesca a trasferire e a rendere sempre più giovani quei valori del 25. Niente retorica, fatti, discussioni, problemi. Cercheremo di darci, detta proprio in francese, una bella botta di giovinezza con questi valori. Grazie, allora vi auguro buon lavoro per questa maratona radiofonica che si può seguire su radiofrequenza, sia sulle onde 102 e 101.3 che sul sito radiofrequenza.it.